Buongiorno a tutti. In questo video vi racconterò la storia delle Veneri semidistese nella pittura dal Rinascimento al Barocco. La Venere è da sempre stata un soggetto molto interessante per gli artisti, sia per i pittori che per gli scultori, ed essa è stata rappresentata sempre come divinità dell'amore, della bellezza e della fertilità. In realtà, nel corso dei secoli, la dea dell'amore è diventata non solo simbolo di bellezza ideale per gli artisti, ma anche una forma di sottile erotismo da proporre ai committenti. In questo mio lavoro analizzerò alcune opere pittoriche in cui questa divinità è ritratta in questa particolare posizione semisdraiata, che è praticamente un motivo molto ricorrente nella pittura e anche volendo nella scultura, che ha radici anche molto antiche. Quale può essere l'origine di questa posizione semisdraiata che rappresenta questo motivo ricorrente che noi osserviamo nelle opere artistiche? Perché questa particolare posizione? La posizione può essere assomigliata alla posizione del triclinio. Ora qui noi vediamo come gli antichi romani passeggiassero sdraiati sul triclinio. E questa posizione in realtà gli antichi romani l'avevano acquisita da Scipione l'Africano, che l'aveva osservata durante la Seconda Guerra Punica, ma la troviamo anche negli antichi etruschi, per esempio tipicamente in questa tomba dei Leopardi di Tarquinia, risalente al V secolo a.C., noi vediamo comunque gli etruschi che mangiano e pasteggiano sdraiati in questa posizione. Nella splendida Domus Pompeiana di Giulio Polibio noi notiamo infatti che i proprietari di questa Domus banchettano tipicamente in posizione semisdraiata e questo comunque era una forma per dimostrare la propria agiatezza. Sempre a Pompei noi troviamo uno splendido affresco che è forse una delle prime rappresentazioni pittoriche di una Venere semidistesa, la cosiddetta Venere in conchiglia. Questo affresco non è considerabile una opera pregiata, ma certamente molto molto interessante perché rappresenta per l'epoca un vero e proprio capolavoro, è quasi un antenato dei quadri di Botticelli, sia per le dimensioni che per la tecnica prospettica che è comunque in qualche modo presente all'interno di questo affresco. In questo affresco la Dea Venere viene rappresentata semisdraiata su una conchiglia e trasportata sulle onde del mare dai due amorini, come la mitologia insegna. La Venere è comunque ornata da gioielli, sia bracciali alle mani che ai piedi, che appunto collana e orecchini. Ma dobbiamo arrivare al 1510, quando Giorgione realizza la Venere dormiente, oggi conservata a Dresda. Prendendo esempio dalla prospettiva aerea e dallo sfumato leonardesco, la pittura tonale costruisce una prospettiva che non segue il tipico reticolato di linee convergenti verso il punto focale alla base della geometria prospettica, ma modula i toni, spesso monocromatici dei colori, evidenziando progressivamente i piani e le profondità senza creare un contorno netto delle immagini. In questo modo la pittura tonale tipicamente veneta si distingue da quella fiorentina perché dà al colore una predominanza rispetto al disegno. Questa rivoluzione fu appunto introdotta da Giorgione e fu poi ripresa ed approfondita dai suoi seguaci, in particolare da Tiziano, da Lorenzo Lotto e da Sebastiano del Piombo.
La Venere dormiente di Giorgione, che risale appunto al 1507-1510, è una Venere che è semidistesa e sognante su un telo bianco, probabilmente terminato dallo stesso Tiziano. Poggia un braccio su un cuscino coperto da un drappo rosso e con l'altra mano si copre in maniera molto pudica il pube. Tutto il dipinto è nei toni del rosso bruno e l'altra cosa interessante, oltre al drappo bianco su cui è distesa la Venere, che probabilmente è stato terminato da Tiziano, anche questo paese che si presenta sullo sfondo di questo paesaggio probabilmente è stato o fatto dallo stesso Tiziano, completato dallo stesso Tiziano, oppure ripreso da Tiziano per riproporlo in un suo quadro. Tipicamente nella Noli Me Tangere noi ritroviamo lo stesso identico paese sullo sfondo. E veniamo alla Venere di Urbino, la Venere di Tiziano, che per molti versi assomiglia alla posizione della Venere dormiente di Giorgione, ma che da esso si distacca per una serie di particolari che noi adesso analizzeremo. Il dipinto fu commissionato da Guidobaldo II della Rovere, duca di Urbino, che lo voleva molto intensamente per un suo uso del tutto privato. Probabilmente questo dipinto vuole rappresentare un modello educativo per la giovane moglie Giulia che il duca aveva sposato per ragioni politiche e al fine di persuaderla in modo molto elegante e allegorico a un connubio amoroso. Nel dipinto infatti sono presenti numerosi dettami fondamentali per il matrimonio. La Venere, come quella di Giorgione, è nuda e semisdraiata tra due cuscini e un candido lenzuolo, che ricorda appunto quello della Venere di Giorgione, poggiato tra l'altro su un materasso elegante di colore rosso in un ambiente del tutto domestico. Le ancelle sullo sfondo stanno frugando all'interno di un baule alla ricerca dei vestiti. La Venere si è probabilmente appena svegliata. Contrariamente però a quella del Giorgione, la Venere di Tiziano è completamente sveglia e guarda direttamente verso l'osservatore. Con la mano sinistra anche lei si copre il pube, ma sono presenti una serie di simboli tipicamente del matrimonio. Uno è l'anello situato al mignolo, il bracciale. E il simbolo della purezza è rappresentato dall'orecchino di perla, i capelli sono tipicamente intrecciati alla moda dell'epoca, il cagnolino che rappresenta cucciato la fedeltà, il bosso situato sul davanzale di questa finestra che rappresenta la fertilità e la longevità e comunque un monito, cioè le roselline che la Venere tiene fra le mani che stanno sfiorendo e che in parte cadono dalla mano che presenta tra l'altro le dita aperte a V. Questo monito è che comunque la vita matrimoniale deve coltivare la fedeltà, la purezza e i piaceri comunque della vita matrimoniale, ma il quadro vuole dire che comunque la bellezza, che qui viene evidenziata in maniera preponderante, direi, svanisce e che quindi bisogna coltivarla per tempo. Nel 1530 Lorenzo Lotto dipinge Venere e Cupido. L'intensità cromatica di questa sua pittura si distingue dal tonalismo della pittura di Tiziano perché Lorenzo Lotto usa dei colori tipicamente freddi ed un impianto quasi scenografico e molto espressivo dei sentimenti umani.
Di questo quadro non si conosce la committenza, ma le ipotesi più credibili legano il dipinto a un'occasione tipicamente matrimoniale, perché se ne possono riconoscere numerosi simboli nuziali. Sullo sfondo noi abbiamo una tenda rossa che ha appunto questo tipico impianto scenografico, che è comunque legata ad un albero attorno al quale è attorcigliata l'edera, che è simbolo di amore eterno. Venere sta comunque anche qui distesa e semidistesa e nuda su un panno azzurro dal colore molto intenso, con vicino un Cupido che in piedi irrora con la sua orina il ventre della dea, facendo passare questo zampillo attraverso una coroncina di mirto che è simbolo della fertilità. La dea è sveglia e cosciente e guarda anche lei negli occhi lo spettatore. Davanti si vede un bruciatore di incenso e un bastone ed un serpente che sono un monito, attenzione ai pericoli nascosti. Gli oggetti sparsi qua e là hanno vari significati allegorici, appunto c'è una cornucopia, simbolo di fedeltà, il matrimonio che è rappresentato dalla ghirlanda di mirto, la conchiglia e i petali di rosa sparsi sul ventre della dea e la stessa sua acconciatura con un diadema e un velo che è caratteristica delle spose dell'epoca. La purezza anche qui è rappresentata dall'orecchino di perla. E veniamo al manierismo. Il manierismo viene definito come una corrente pittorica tra regola e licenza. Dopo il sacco di Roma del 1527, dei Lanzichenecchi contro Papa Clemente VII, gli allievi di Michelangelo e Raffaello furono costretti a fuggire. La guerra tra Francia, Francesco I, e l'impero, Carlo V, e i fermenti della Riforma protestante determinarono inevitabilmente negli artisti una profonda crisi intellettuale, che non riuscendo quindi a trovare una nuova fonte di ispirazione a causa di questa grave situazione politica e sociale, non poterono altro che esaltare le realizzazioni dei grandi maestri del Rinascimento, lavorando appunto alla maniera di. La maniera quindi rappresenta un'esaltazione della perfezione artistica del Rinascimento, ma anche l'inquietudine e la ribellione di molti artisti, che pur rispettando le regole auree dei canoni dei loro divini maestri si avventurarono in alcune deviazioni e rielaborazioni personali, cosiddette licenze, creando uno stile peculiare e fantasioso. Alcune licenze nella pittura manieristica le possiamo evidenziare nell'uso di colori acidi e cangianti, aspetti scultorei a volte eccessivamente levigati e marmoreo della muscolatura, nella pittura, e allungamento, intrecci e torsioni delle figure, il cosiddetto serpentinato. Con il manierismo, le veneri semidistese vengono tipicamente contornate da fauni insidiosi, e vediamone un paio di esempi. Ecco qui, in Amore e Venere di Pontormo del 1533, conservata alla Galleria dell'Accademia di Firenze, noi abbiamo una Venere che giace anch'essa semisdraiata su un panno azzurro di colore molto vivace la figura di Venere è diciamo molto contorta e soprattutto è Cupido che suo figlio amante arrivandole da dietro si intreccia con lei con il braccio intorno al collo e intorno al pube, creando appunto questa sorta di intreccio che in qualche modo è caratteristico del manierismo. Venere afferra con una mano la freccia di Cupido, tipicamente per strappargli la freccia, una chiara illusione agli inganni d'amore, a cui rimandano anche inganni d'amore e pericoli, le due maschere di satiro attaccate all'arco di Cupido. Un'altra immagine
per quanto mi riguarda, piuttosto raccapricciante, rappresentata da questo fantoccio che rappresenta un cadavere all'interno di una scatola oscura, un monito tutto contro le difficoltà della vita e i pericoli. Sopra questo maschere e l'arco di Cupido, il tutto viene sormontato da un bacile colmo di rose. Evidente che questa pittura è tipicamente di derivazione michelangiolesca, se noi andiamo a guardare comunque le forme scultoree della Venere, ma la complicata posizione che assumono i due amanti e la esasperata struttura muscolare dei corpi, le loro torsioni naturali, ne fanno un esempio caratteristico di manierismo. Nel 1553 Agnolo Bronzino realizza Venere, Cupido e il Satiro. La scena raffigura la divina Venere semidistesa che ha appena comunque disarmato il figlio e amante amore, mentre un satiro con lo sguardo divertito ed insidioso che rappresenta comunque l'insidia e i piaceri della carne, lo guarda con sguardo divertito e mentre in mano tiene tipicamente un flauto di panna. La torsione dei corpi, ma soprattutto i colori acidi dei teli e delle ali di Cupido e l'aspetto marmoreo, levigato e scultoreo dei corpi della Venere e anche di Cupido ne fanno tipicamente un'espressione manierista. E veniamo al caravaggismo di Artemisia Gentileschi. Chi era Artemisia Gentileschi? Artemisia Gentileschi era figlia del pittore pisano Orazio Gentileschi che, dopo essersi trasferito a Roma, aveva introdotto la figlia all'esercizio della pittura. In realtà Artemisia Gentileschi a Roma, aveva conosciuto la pittura di Caravaggio perché Caravaggio era comunque amico del padre. Si dice che Caravaggio andasse comunque a prendere le assi di legno per le sue tele nello studio del padre di Artemisia e subì sicuramente l'influenza di Caravaggio e quindi la pittura di Artemisia la possiamo considerare una forma di pittura barocca. Ma due gravissimi eventi colpirono la sua giovinezza. Uno è quello della morte della madre a 11 anni e poi a 18 anni subì uno stupro da parte di Agostino Tassi, che era un collaboratore del padre a cui era stata affidata proprio per essere iniziata alla pittura. Questo Agostino Tassi, un giorno in cui il padre era assente, usò violenza nei confronti, di Artemisia. Dopo lo stupro, comunque, Agostino cercò di tranquillizzare Artemisia promettendole un matrimonio riparatore che in realtà avrebbe dovuto estinguere la pena, ma che non ebbe mai luogo, anche perché Artemisia, dopo un po' di tempo, si accorse che Agostino era già sposato e quindi coraggiosamente fece una denuncia che diede luogo a un complicato e direi quantomeno angoscioso processo contro di lui, ma che fece di lei comunque una a sua volta processata. Quindi il famoso processo per stupro si trasformò in questo caso in un processo nei confronti di Artemisia stessa. E nonostante la condanna del Tassi, la reputazione di Artemisia fu del tutto offuscata e qua vediamo che essa si ritrae in questo quadro, come pittrice, ma anche come martire. Tra il 1625 e il 1630 Artemisia dipinge la sua Venere dormiente.
La Venere qui è sempre comunque semidistesa, è coperta solo da un leggerissimo velo ed è comunque una versione molto passionale che fece scandalo ai suoi tempi. La Venere infatti viene posta in una stanza dove un paesaggio compare da un'ampia finestra, fa probabilmente molto caldo e un puttino la rinfresca usando un ventaglio di piume. Il viso della Venere mostra tutto quanto il piacere di questo gesto e tutto il quadro si inserisce tipicamente in una costruzione scenografica barocca di tipo caravaggesco, in cui la luce illumina intensamente il corpo della Venere e il drappo di velluto rosso posto sul lato destro conferisce certamente teatralità al quadro.